Ciao divette, ciao divetti, benvenuti in un nuovo video. Ho il sole sparaflesciato proprio qui, però dovrebbe scendere. Sì, scendi. Bene, questo è l'iMyTag, ovvero l'iMyTag. Inizio subito con le domande, mi sono fatta fare le domande su Facebook e sono tantissime. Hai mai pensato qualche anno fa che saresti arrivata dove sei ora? Devo dire di sì, chiaramente non potevo sapere tutto. Però sì, io mi sono sempre, cioè mi ero già fatta un mio piano diabolico. Ai tempi, prima di aprire il canale, mi ero già fatta il piano diabolico, per cui in qualche anno avrei avuto successo su YouTube e in generale nella vita, quindi sì. Hai mai rischiato di morire? Ho avuto svariati incidenti automobilistici, quindi sì. E tra l'altro non guidavo io. Una volta ho avuto un incidente in cui guidavo io, era il primo giorno di patente, quando ho distrutto la macchina dei miei genitori. Hai mai pensato di essere una vergogna per il genere femminile? Assolutamente no, perché anzi, cioè in generale le persone dovrebbero prendere esempio da me, perché sono una persona che nella vita fa quello che vuole, non si ferma davanti a nulla, non si fa abbattere da nulla, quindi credo che tutti dovrebbero prendere esempio. Poi, hai mai frustato un uomo? Ovviamente sì, ho frustato un uomo. Hai mai pensato che ciò che sta succedendo in questi giorni, dopo il ricongiungimento con Dipré, ti stia portando ad essere odiata da quasi tutti e quindi di cambiare atteggiamento nei confronti dei tuoi iscritti? Assolutamente no, io continuo per la mia strada e fuck the world! Hai mai odiato qualcuno al punto da volerlo prendere a sprangate chiodate? Sì, assolutamente. Hai mai pensato di avere un bambino? No. Hai mai avuto una relazione con un tuo schiavo? No. Hai mai avuto una relazione con una persona che non ti interessava? No, io di relazioni ne ho avute due, il cameraman e Dipré e basta, quindi no. Poi, hai mai fatto l'amore in un luogo stranissimo? Yes, sì. Hai mai picchiato qualche persona che ti ha offeso in maniera pesante? Ebbene sì. Due persone ho picchiato nella mia vita ed erano entrambi maschi e se le sono prese. Hai mai pensato seriamente di chiudere il tuo canale? Assolutamente no. Hai mai fatto un'orgia? No. Hai mai cercato di far cambiare idea ad una persona cocciuta? Se sì, come? Sì, l'ho fatto e insistendo finché l'altra persona dalla disperazione mi ha accontentata. Hai mai pensato di entrare in politica? Sì, mi piacerebbe entrare in politica. Hai mai rubato? No, non ho mai rubato e sono anche, ecco adesso si è abbassata la luce, sono anche moralista in questo, cioè proprio rubare, furti, eccetera. Sono proprio moralista sul rubare, sui furti, cioè per me è una cosa orribile rubare ad un'altra persona, una cosa terribile, no? Una cosa che, boh, anch'io ho i miei moralismi. Hai mai pensato ai marò? Allora, io non so chi cazzo siano sti marò, io li elenco sempre su Facebook, non so perché non seguo le notizie, sto totalmente fuori dal mondo, quindi non ho idea di chi cazzo siano, che cazzo sono i marò, boh. Hai mai pianto per un litigio con un amico o un'amica? No, che non mi pare, no. Hai mai pensato di farti il piercing all'ombelico? In effetti è molto carino, però avrei una paura folle di farmi traforare. No. Poi, hai mai partecipato a una messa nera e o un rito satanico? No, però mi piacerebbe provare l'esperienza, quindi non si sa mai, magari organizzerò una messa nera, potremmo organizzare una messa nera tutti insieme. Hai mai pianto per solitudine o per mancanza di amore? Per solitudine no, per mancanza d'amore quando stavo con il cameraman, parecchie volte, lo ammetto. Hai mai fatto l'amore più di una volta al giorno? Sì. Hai mai fatto le corna al cameraman e lui te le ha fatte? Io non gli ho mai fatto le corna. Che io sappia non me le ha fatte neanche lui, ma ripeto, che io sappia, non lo so. Un giorno glielo chiederò, così per curiosità. Hai mai avuto rapporti con una persona del tuo stesso sesso? No. Hai mai fatto leccare ad una persona i tuoi piedi? No. Mi farebbe schifo avere un contatto fisico con uno schiavo di merda, quindi no.
Hai mai pensato di fare un tatuaggio con la scritta di pre? O pensi che fartelo sarebbe troppo dato che è solo l'inizio? Ma allora, io no, non me lo voglio fare, però vorrei che se lo, cioè io voglio che lui si faccia tatuare Diva. Che lui si faccia tatuare Diva, perché così se mi, cioè dovesse mai tradirmi, l'altra persona saprebbe che lui appartiene a me, quindi prima o poi lo convincerò a tatuarsi il mio nome in una zona specifica del corpo. Poi, hai mai pensato che lasciare il cameraman sarebbe stato uno sbaglio, che lui ancora ti ami? No, non è stato uno sbaglio e non mi ha mai amata, ne sono sicura. Hai mai baciato il ragazzo di una tua cara amica? No, non mi, no, 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 no. Però le mie care amiche hanno baciato il mio. Vabbè, dettagli. Hai mai fatto sesso in un cimitero? Ebbene, sì, ho fatto sesso in un cimitero. Hai mai pensato di dedicarti alla carriera da pornostar, visto che stai con Di Pre e che hai questo, e che hai sto fisico? No, non ci ho mai pensato, perché io faccio sesso solo per amore, cioè devo proprio essere innamorata per fare sesso e non riuscirei quindi a farlo per lavoro con persone che neanche conosco, con cui non ho legami, quindi non lo farei, però potrei farlo con Di Pre, effettivamente potremmo darci al porno, vi faremo sapere casomai dovesse succedere. Hai mai scopato su una lavatrice con Di Pre? No, non abbiamo mai scopato su una lavatrice, l'abbiamo fatto sotto la doccia però. In ogni caso, se casomai dovessimo darci al porno, potremmo anche accontentare queste richieste, quindi anche farlo su una lavatrice. Visto il tuo narcisismo, hai mai pensato che una ragazza potesse essere molto più bella di te? Sinceramente non mi sono mai posta il problema. Ho altri pensieri. Hai mai pensato di intraprendere un lavoro umile che ti dia qualcosa di più soddisfacente che stare davanti ad una telecamera? Allora, io mi chiedo, un lavoro umile cosa potrebbe darmi di più soddisfacente, visto che mi darebbe anche molti meno soldi. Hai mai pensato come fosse la tua vita senza i big money? Come sarebbe, ragazza, come sarebbe? E senza YouTube? Salutami, ti prego, Graziella. Ciao, Graziella. Come prima di fare YouTube. Cioè sì, è meglio adesso, diciamo che è meglio adesso. Hai mai mangiato un pezzo di carne umana? No, ma mi piacerebbe. Sarei curiosa. Hai mai pensato che non ce ne fotte un cazzo? No, assolutamente no, visto che mi commentate sempre e non è vero che non ve ne fotte un cazzo, anzi il contrario. Hai mai pensato di trasferirti in America, tipo a Los Angeles? Devo ammettere che ci ho pensato ultimamente, ma così, tanto per fare qualcosa di diverso. Hai mai pensato di ritornare a vivere in Liguria? No, perché non si torna mai indietro. Hai mai avuto un attacco di panico? Non credo, non ingiustificato, cioè di solito se vedo insetti mi prendono gli attacchi proprio isterici, ma no, comunque non ho mai avuto un attacco di panico. Hai mai guidato mentre eri alticcia? Sì. Hai mai pensato che quello che sei ora sia sbagliato? No, no, perché essere se stessi non è mai sbagliato. Hai mai baciato uno sconosciuto? No, uno sconosciuto no, non ho mai baciato uno sconosciuto, proprio sconosciuto. Hai mai fatto fantasie erotiche su Andrea Di Pre mentre stavi con il cameraman? Sì, però eravamo in quei mesi lì di pausa, quindi il cameraman non si faceva sentire. E vabbè, mi sono fatta fantasie erotiche su un altro. Cioè, scusate, eh. Vabbè, proseguiamo. Hai mai pensato davvero di aver perso il rispetto per tutte le tue divette, anche quelle che come me ti hanno sempre creduto? Assolutamente no, io non ho mai perso il rispetto per le persone che mi vogliono bene. Le persone che mi vogliono bene sono le uniche che rispetto, gli altri se ne vanno a fare in culo. Hai mai fatto il test HIV? Sì, l'avevo fatto quando mi ero rifatta le tette, perché è
è obbligatorio prima delle, degli interventi chirurgici. Hai mai pensato che un giorno l'avresti data di prendere? No, devo dire che è una cosa che non avevo mai pensato proprio. Mai, proprio non ci avevo mai pensato. Hai mai avuto delle relazioni quando ti eri lasciata con Dipré? No. Nessuna relazione. Tutte finte quelle che ho avuto, ho detto di avere, erano tutte fake. Hai mai pensato di ritornare dal cameraman? Assolutamente no. Hai mai dato un bacio ad un altro uomo mentre stavi con il cameraman? Ebbene, l'ho fatto anni fa, ammetto di averlo fatto, ma era solo per vendetta, per dispetto. Hai mai baciato uno molto più piccolo di te o uno molto più vecchio? No, non credo proprio. Hai mai fatto sesso con più persone? No. Hai mai avuto una dignità? Assolutamente no. La dignità la lascio ai plebei e ai moralisti, io preferisco divertirmi. Hai mai pensato che se un giorno essere moralista ti facesse monetizzare più dell'essere incoerente potresti diventare una moralista? Sì, potrei farlo, per soldi potrei diventare una moralista, per soldi potrei farlo, ammetto questo, perché il fine giustifica i mezzi sempre. Ah, sto tablet pesa. Hai mai sperato di trovare un uomo che ti facesse stare bene come Dipré, anche mentre eri insieme al cameraman? Tra parentesi, faresti un incontro a Verona con Dipré, la città di Romeo e Giulietta. Allora, io e Dipré dovremmo pensare a fare qualche incontro, perché sto avendo tantissime richieste in questo senso. E hai mai sperato di trovare un uomo che ti facesse stare bene anche mentre eri insieme al cameraman? Sì, l'ho sperato, ammetto che l'ho sperato, però siccome il cameraman era il mio primo amore, avevo la convinzione che non potermi mai più innamorare di nessun altro, avevo la convinzione che sarebbe stato il mio amore eterno e che per tutta la vita sarei stata legata a lui. E mi sbagliavo. Hai mai pensato di abbandonare Narciso? Mao! No, è lì che dorme, piccino. Hai mai pensato di vendere Pinchessa? No, l'ho comprata da pochi mesi. Hai mai sofferto per amore? Ebbene sì, ho sofferto per amore fin troppo. E l'ultima domanda, hai mai scopato per soldi? No, non ho mai scopato per soldi. E niente, questo era tutto, questo era l'I My Tag, e niente, spero vi sia piaciuto il video, ci vediamo al prossimo, ciao!